Siamo con Sasha Danilovic. Partiamo dall'attualità, insomma, quest'Italia fuori al preolimpico, è passata la Croazia, è passata anche la tua Serbia, lo aspettavi? Oh, per la Croazia non è che... mi dispiace che l'Italia non ha passato, perché ho degli amici, soprattutto sono molto amico con Ettore, ma se potessero passare tutte e due sarebbe perfetto. Purtroppo l'Italia non ha passato, mi auguro che negli anni futuro sarà molto più squadra, ecco, tutto lì. La Serbia invece adesso può essere davvero una mina vagante anche per una medaglia, un oro olimpico. Beh, se ci raggiungono un paio di giocatori che adesso sono infortunati, se recuperano, allora possiamo esserci veramente una squadra seria. Non dico che non siamo la squadra seria, sì che lo siamo, però con questi ragazzi saremo ancora più bravi. L'Italia invece, che idea ti sei fatto? Perché non è arrivata a questa qualificazione? Ah beh, guarda, è difficile che io faccia dei commenti su questo tipo. Ettore Messina è mio carissimo amico, quando non c'è Serbia ovviamente tifo per l'Italia, quindi mi è dispiaciuto molto, mi fermo lì, so che Ettore sa meglio di tutti i motivi per quale non hanno fatto questa volta. Inevitabile con te parlare di Bologna, di quello che è successo quest'anno alla Virtus. Ah, purtroppo non seguo più di tanto, però sarò sempre il grande tifoso della Virtus e sono stato sempre e sarò sempre. Quindi in qualsiasi situazione si trovi la Virtus, io sarò sempre vicino a loro. Ecco, tornerà quest'anno il derby con la Fortitudo, insomma, una partita tu che hai deciso in passato. Beh, ecco, quello è il bello di tutta quella brutta situazione, almeno questo.